Ciao, ci siamo. Ciao. Andrea, ciao. O Maria, tu che sei stata ricolmata di Spirito Santo, ottienici la grazia di essere sempre attenti e docili alle sue sante ispirazioni. O Maria, che prontamente hai accolto il progetto di Dio su di te, insegnaci a compiere sempre con gioia la volontà del Signore. O Maria, che con amore ed umiltà hai accolto nel grembo e nel cuore il Verbo di Dio fatto uomo, aiutaci a fare di Cristo il centro della nostra vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Santa Maria. O Maria, che ti sei presa a cura dell'anziana Elisabetta, ottienici di essere solleciti nella carità del prossimo. O Maria, che senza indugio hai creduto alla parola del Signore, insegnaci a rimanere sempre saldi nella fede. O Maria, che con gioia hai portato il tuo Signore, aiutaci a fare della nostra vita un canto di lode a Dio. Ave Maria, piena di grazia. O Maria, primo tabernacolo del Signore, insegnaci ad adorare Dio, sempre presente nei nostri cuori e nell'Eucaristia. Dite se volete le vostre intenzioni di preghiera. Al mondo il Salvatore dell'umanità, a Santa Lucia. Aiutaci a portare a tutti la luce e la gioia del Signore. O Maria, che hai adagiato il Figlio di Dio in un'umile mangiatoia, prepara i nostri cuori perché possano accogliere Cristo col tuo stesso amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, sempre fedele alla legge del Signore, aiutaci ad essere fedeli alla nostra vocazione di vita. O Maria, trafitta da una spada di dolore, insegnaci ad offrire a Dio con amore le nostre sofferenze unite a quelle di Cristo. O Maria, che hai offerto te stessa insieme a tuo Figlio, intercedi affinché molti giovani riscoprano la bellezza di consacrare a Dio la propria vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. O Maria, che con Giuseppe hai protetto la vita di Gesù dai pericoli, proteggi anche noi dalle tentazioni e dalle insidie del demonio. O Maria, che con Giuseppe ti sei sacrificata per amore del Signore,
sostienici nell'impegno quotidiano dell'evangelizzazione. O Maria, che con Giuseppe hai affrontato ogni sorta di difficoltà e di disagi, aiutaci a superare con grande fiducia in Dio ogni ostacolo che si oppone alla fede. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. O Maria, che sei sempre stata accanto a tuo figlio Gesù, ottienici la grazia di vivere in piena comunione con lui. O Maria, godendo di perfetta obbedienza a Dio, aiutaci a compiere sempre solo ciò che gli è gradito. O Maria, perseverante nelle prove, fa che nessun ostacolo possa raffreddare i nostri cuori e rallentare il nostro passo dietro a Cristo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno. Aspettiamo la processione dentro la chiesa. Aspettiamo Santa Lucia vicino all'altare. La Madonna del Cammello, penso la conoscete tutti. Il quadro dove che raffigura Sant'Agata che appare a Santa Lucia e l'immagine che rappresenterebbe Sant'Agata, anche se in realtà la faccia è una faccia veramente esistita di una fanciulla che fu uccisa per gelosia dal marito, Santa Rita. Thank you.
siamo pronti a pregare il Santo Rosario per noi e per tutti. Con questa intenzione interiore preghiamo per noi e per tutti. Nel divino volere. Con la visione di Gesù nella croce e il reliquiario di Santa Lucia che sta per entrare nella chiesa, concludiamo questa diretta. Se volete venire, se siete in zona, alla chiesa della Madonna del Cammello che si trova vicino alla fiera, potete venire ad ascoltare la messa. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.